faccio più! Basta! Me ne vado! Tu non vai da nessuna parte! Chi è che comanda qui, eh? Chi è che comanda? Lasciami! Sono stanca! Stanca di tutto! Io non ho più dignità! Ancora poco si parla di violenza economica, che è quasi sempre presente, se non sempre presente, e, come dire, prende forma in diverse azioni. La prima di tutte è quella che, diciamo così, che viene di più, no? Riconosciuta, è quando appunto le donne vengono costrette ad abbandonare le loro attività lavorative. Ad esempio impedire a una donna di avere un conto corrente, piuttosto che permettere alla donna di lavorare ma il guadagno affluisce al conto corrente del marito, piuttosto che le viene dato una somma magari settimanalmente che la donna può spendere per beni alimentari, beni necessari alla casa, ma lui ha il massimo controllo di quello che lei acquista. Anche questa è violenza economica, controllando in modo assiduo ad esempio anche gli scontrini. È quella ad esempio del mancato mantenimento, oppure mantenere l'assegno per i figli sempre il maltrattante, quindi impedendo alla donna, come dire, in un momento di fuoriuscita dalla relazione violenta, di poter provvedere, no, ai beni, e parlo di primari, non di grandi spese, quindi ai beni primari sui propri figli. Nel frattempo il mondo bancario è cambiato, quindi abbiamo l'home banking, abbiamo le app sul telefonino e ovviamente essendo donne che non disponevano di questi strumenti si trovano a dover imparare come si fa, come si gestiscono. Noi abbiamo avuto la grande fortuna, come dire, di costruire proprio dei corsi ad hoc sull'educazione finanziaria. Si insegna da una parte come si apre un conto corrente, la differenza tra bancomat piuttosto che carte di credito, che cos'è una prepagata, come funziona. Poi gli viene proprio insegnato anche a fare un bilancio, sul bilancio familiare, magari di prevedere una piccola spesa di cura, no, verso la persona e verso i figli. Mi viene in mente il caso di una giovane donna, più o meno 40 anni, che a me colpì perché mette, come dire, il risalto, rappresenta un po', come dire, le situazioni che difficilmente le persone, come dire, associano alla violenza domestica, no? Una donna con un alto livello di scolarizzazione, una ragazza che ha studiato all'università, che ha fatto anche un master negli Stati Uniti, si innamora e, come dire, va a convivere. Subito dopo fa un figlio e iniziano fenomeni di violenza fisica, ma prevalentemente le dinamiche erano di violenza psicologica. Quando io la incontro, mi porta il suo curriculum. Rimango sorpresa perché si racconta come una donna che non ha competenze, non ha esperienze, non ha capacità. E lei si raccontava con gli occhi di lui. Abbiamo scelto, insomma, con la collega di farle frequentare un corso di educazione finanziaria. I suoi studi erano affini, però era proprio come se avesse vissuto in una bolla per anni, per cui non era in grado neanche di recuperare quelle informazioni che lei conosceva benissimo.
abbiamo un po' lavorato anche insieme in colloquio rispetto a quelle che erano le nozioni che apprendeva, quindi trasformate nella pratica insieme. Tant'è che poi, come dire, mano a mano proprio andava tranquillamente, nel senso che riusciva benissimo a fare il suo bilancio, ovviamente con la paura di non farcela.